Bene, allora abbiamo le altre 12 piante, l'altra metà. Ormai le avete già viste tutte nel calendario, ma ci sarà anche poi una piccola sorpresa. Allora, stasera vedrete che avremo anche alcune piante che hanno la caratteristica di avere un conflitto, possiamo dire così, tra quello che è il nome botanico e il nome comune. Quindi iniziamo con quella che tutti chiamano calla, ma per i botanici non è una calla, ovvero Zantedesca etiopica. È una pianta sudafricana, come vedrete qua dalla cartina. Allora, a me impressionano sempre abbastanza queste cartine in cui si vede il contrasto tra la zona d'origine di queste nostre piante peregrine e poi dove hanno viaggiato. Vedete? Che questa pianta che noi per esempio associamo con il Messico, no? In Messico ci sono delle grandi coltivazioni, in realtà arriva da Sudafrica, quindi arriva da una piccola zona del Sudafrica, in realtà sembra persino più grande nella cartina, ma arriva proprio dalla zona costiera del Sudafrica, una zona del Sudafrica caratterizzata dall'avere le estati asciutte. E la pioggia invece a fine inverno, infatti la nostra pianta, come voi sapete, fiorisce alla fine dell'inverno, subito dopo la pioggia, questa sua caratteristica è proprio tipica di questa parte del Sudafrica. E vedete che si trova ovunque, ecco, è abbastanza impressionante quanto ha viaggiato questa pianta. Allora, essendo una pianta sudafricana, se avete seguito la volta scorsa, magari immaginate già che è arrivata da noi attraverso l'Olanda. Questo è abbastanza tipico perché gli olandesi si insediano nella colonia del Capo intorno all'inizio del 600 e incominciano a portare queste piante subito, perché erano molto appassionati di piante, in Olanda. E così è anche il viaggio che ha fatto la nostra pianta, arrivata intorno alla metà del 600. Il nostro testimone lo conoscete già perché l'abbiamo già visto la volta scorsa, è Paul Ehrmann, questo botanico tedesco che però era medico per la Compagnia Olandese delle Indie, aveva visitato il Sudafrica e poi anche Ceylon, dopodiché era tornato in Olanda ed era diventato direttore dell'orto botanico di Leida, il più prestigioso orto botanico del mondo, si potrebbe dire, in quel momento. E appunto nel catalogo dell'orto accademico di Leida presenta questa pianta, la chiama Arum, mica sbagliando poi tanto, no? Perché in fondo è una arace, Arum etiopico, con fiore bianco profumato che odora di muschio, quindi ci dice una caratteristica importante di questo fiore bianco. Etiopico vuol dire semplicemente africano e il nome gli è rimasto perché voi sapete che adesso si chiama Zantedesca etiopica. Ecco, la cosa particolare è che erano molto appassionati nell'Olanda del 600 di bulbose, però questa pianta invece in fondo non ha avuto granché successo, quindi c'era nei giardini olandesi del 600, era presente, però non ha avuto una gran fortuna. Chissà, forse il clima olandese è così umido, umido anche d'inverno, anche quando non va molto bene per questa pianta. Forse la terra troppo sabbiosa, insomma, fatto sia che non ha molto successo. Quindi abbiamo di nuovo a che fare con una pianta che in realtà è stata introdotta due volte, quindi c'era nei giardini olandesi del 600, però non è attraverso l'Olanda in realtà che è arrivata. Dobbiamo spostarci un pochino più avanti e incontriamo questo signore che si chiama Francis Mason. Allora, Francis Mason è un personaggio abbastanza noto nella storia del giardinaggio, perché è il primo cacciatore di piante di Kew, cioè quando Joseph Banks diventa il direttore ufficioso, diciamo così, di Kew, lui avrebbe dovuto partire con Cook per il secondo viaggio di Cook, però litiga con Cook, quindi non parte, e però fa partire al posto suo questo Francis Mason, chiedendo a Cook di sbarcarlo in Sudafrica. Quindi siamo nel 1772 e Francis Mason sbarca in Sudafrica e ha l'avventura, la fortuna di incontrare un altro grande personaggio che è Carpenter Thunberg, allievo di Dineo, che invece era arrivato in Sudafrica come medico della VOC, anche lui della Compagnia Olandese delle Indie.
andare in Sudafrica, il compito di Thunberg era imparare l'olandese perché poi lui voleva andare in Giappone, quindi doveva sapere olandese per far finta di essere olandese, insomma. Questi due signori fanno molta amicizia, erano diversissimi come carattere, però diciamo che potevano aiutarsi perché Thunberg era già da un po' di tempo in Sudafrica, conosceva bene il territorio e Mason invece aveva dalla parte sua i soldi perché Banks l'aveva rifornito molto bene. Così loro fanno tre grandi campagne, tre campagne importantissime tra il 1772 e il 1775 e raccolgono una quantità infinita di piante. Sarebbe la lista lunghissima, non so, mi viene in mente subito per esempio la strelizia, la strelizia regina, questa era dedicata alla regina d'Inghilterra, la raccolgono loro in questa campagna, tantissime eriche, moltissimi dei pelargonium che noi abbiamo, insomma, fanno delle raccolte fantastiche. Poi si salutano perché Thunberg parte per il Giappone e Mason ritorna in Inghilterra. 10 anni dopo, esattamente nel 1785, tornerà in Sudafrica, ma la situazione è un po' brutta perché gli inglesi hanno tentato già uno sbarco per occupare questa colonia olandese, cosa che poi faranno non molti anni dopo, quindi c'è molti sospetti nei suoi confronti. Lui continua un po' a girare, rimane 10 anni in questa seconda volta in Sudafrica e si innamora della cosa che vedete lì al fondo, crea un piccolo giardino di acclimatazione e si innamora delle stapelie. Tra le piante che raccoglie durante questa seconda spedizione c'è proprio Zanzidesca etiopica, che porta a Kew e da quel momento la pianta incomincia a diffondersi, quindi è stata introdotta di nuovo attraverso Kew. Tornato in Gran Bretagna, lui scrive anche questo libro sulle stapelie, o stapelie e loro cugine, non necessariamente sono stapelie, che è la prima monografia dedicata alle stapelie e poi continuerà ad avere un sacco d'avventure. Diciamo ancora qualche cosa sul nome, no? Vi ho detto, siamo abituati a chiamarla Kalla e la colpa è di Linneo. Avete visto che Hermann l'aveva chiamata Arum Etiopicum, Linneo dice, oh, questo qui non è un Arum, e lo mette nello stesso genere della Kalla palustris. La Kalla palustris, questa pianta che vedete nella fotografia, una pianta nostra, c'è anche nel nord Italia, è una pianta dei luoghi umidi, e vedete che è un pochino meno bella, se volete, di quella che noi chiamiamo Kalla, però questa è l'unica vera Kalla, perché oggi per i botanici la Kalla è un genere monotipico che ha solo questa specie, Kalla palustris. Invece, all'inizio dell'Ottocento, un botanico tedesco dice no, questa Zantedeschia, cioè questa non è una Kalla, e la chiama Zantedeschia in onore di un medico italiano, di un medico lombardo che si chiamava Zantedeschi. Qui ho messo invece un altro tipo di pianta che siamo abituati a chiamare Kalla, cioè una Zantedeschia non etiopica. Chi conosce le Kalle sa che ce ne sono sostanzialmente due tipi. C'è la Kalla che fiorisce alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, la Zantedeschia etiopica con queste grandi foglie, una pianta piuttosto rustica. E invece ci sono queste che hanno la tromba più stretta, chiamiamola così, che arrivano da un'altra zona del Sudafrica, ovvero da una zona che ha le piogge estive e non le piogge invernali. Queste calle sono quelle che hanno le spadice colorate, rosa, viola, giallo, appunto come questo, e spesso le foglie puntinate. Sono arrivate molto dopo, sono arrivate nell'Ottocento perché appunto arrivano da una zona del Sudafrica più interna, quindi gli europei sono arrivati dopo. Questa in particolare, la Zantedeschia lutiana, ve l'ho voluta presentare perché ha una sua storia. Allora nasce, si chiama Eliotiana perché è stata ottenuta la prima volta nel 1886 da questo signor George Eliot, di cui non sappiamo assolutamente niente, insomma era un ex militare, comunque era un appassionato di piante, gli arrivano dei semi.
dal Sudafrica, lui li semina e ottiene questa pianta che in suo onore poi è stata chiamata Zangerisca Liotiana. Ebbene, non sappiamo bene la sua origine, cioè è un ibrido e non esiste in natura. È molto importante negli ibridi attuali delle zangeresche perché dà il colore giallo, però c'è anche dentro ad altre che gialle non sono, anche quelle aranciate, eccetera. Quindi era così una piccola storia di questo personaggio. Andiamo avanti. Troviamo una pianta sulla quale vedete che non riuscirò a raccontarvi molto, perché qualche volta io faccio delle ricerche e non sempre riesco a trovare le informazioni. Allora, viene chiamata Acacia di Costantinopoli come nome volgare. Avete visto, l'altra volta avevamo già trovato due diverse piante che vengono chiamate Acacia. Cioè una chiamata acacia dai botanici, ovvero acacia dell'Albata, che noi chiamiamo mimosa, e l'altra invece la robinia, robinia pseudacacia, perché in effetti è uno dei pasticci più celebri della botanica, queste acacie che non sono acacie. Naturalmente sono leguminose che si assomigliano un po', ma non sono acacie. Ecco, il suo nome botanico è Albizza Julibrissin. Il bello è che non è acacia e non viene da Costantinopoli. Da dove viene? Arriva, come vedete, da una zona più ampia, che però non comprende Costantinopoli, no? La zona in verde, quindi diciamo una zona che va più o meno dalla Persia fino al Giappone, un'ampia zona asiatica. Però evidentemente abbiamo visto che i turchi erano molto appassionati di piante, era evidentemente già, si era già naturalizzata nella penisola anatolica e c'è questo signore Filippo degli Albizzi che appunto, come vi ho detto prima, mi ha un po' sconfitto, su di lui non sono riuscita a trovare molto, il quale nel 1749 la porta a Firenze. Vediamo cosa sono riuscita a scoprire. Allora, il nostro testimone è Alberto Targioni Tozzetti. Chi di voi conosce un po' Leopardi o forse anche questo personaggio, sa che questo signore che era un botanico fiorentino ed era il marito di Fanny, della dedicataria del ciclo d'Aspasia di Leopardi, di questa donna molto bella. Ecco, cosa ci racconta Targioni Tozzetti? Che nel 1749 questo cavalier Filippo degli Albizzi fiorentino. Perché non ho la voce? Non mi sentite? Perché non ho la voce? Solo tu o tutti? No, tu hai la voce, vediamo chi è che non ha la voce. Barbara ha la voce, ma gliela spengo se non deve parlare. Perché la voce la spengo a tutti per evitare di introdurre rumori spuri durante la call. Poi dimmi quando riparto. Però c'è la possibilità di interagire via chat, così non si disturbano gli altri con altri rumori. Riparto? Riparti pure, riparti. Ecco, allora dicevo, ci dice appunto che questo personaggio la riportò nel 1749. Allora io non sono riuscita assolutamente a trovare nessunissima informazione su questo signore, ho cercato con tutte le combinazioni possibili. Allora la famiglia Albizzi era sicuramente una famiglia fiorentina molto nota, anche se era nota in precedenza, non so, diciamo, era stata anche rivale dei Medici, quindi non so nel Settecento. Allora, sono riuscita a scoprire cosa sono andati a fare a Costantinopoli questi cavalieri di Santo Stefano. Allora, ho scoperto che questi cavalieri di Santo Stefano erano una specie di ordine di Malta, però tipicamente toscana, che aveva combattuto contro i turchi e combattendo contro i turchi avevano anche un gruppo di prigionieri. Allora, nel 1700 49 o 48 deve essere, la Toscana passa agli Asburgo, no? Avviene quel cambio per cui la Lorena passa alla Francia e in cambio Francesco Stefano di Lorena viene data la Toscana. Francesco Stefano di Lorena era il marito dell'imperatrice Maria Teresa. Maria Teresa fa la pace con i turchi, la Toscana a questo punto deve adeguarsi, quindi questi prigionieri, che erano questi prigionieri turchi, ottomani, che erano prigionieri a Firenze, vengono portati
a Costantinopoli vengono restituiti. Questi cavalieri di Santo Stefano appunto portano questi prigionieri a Costantinopoli. Evidentemente questo cavaliere Filippo degli Albizzi partecipa a questa spedizione, però non sono riuscito a scoprire se lui era anche un cavaliere di questi, se era un ambasciatore o così altro. Quello che si sa è che appunto poi tornò con questi semi, li seminò nella sua villa e poi li passò anche ad altri nobili. E questa è un po' la vicenda, però il personaggio rimane un pochino misterioso, anche se la data è certa. Ecco, adesso un'altra pianta ormai oggi molto molto comune, ovvero Caria japonica. Non ho messo il nome in italiano perché io francamente non lo so e mi rifiuto di mettere cose tipo rosa del Giappone, insomma, anche se è una rosacea. Allora, abbiamo a che fare di nuovo con una pianta che è stata introdotta due volte, però due volte in forme diverse questa volta. Allora, lei da dove viene? Viene dalla Cina, dalla Corea e dal Giappone. È arrivata attraverso l'Inghilterra, chiunque sia la persona che l'ha introdotta è passata attraverso l'Inghilterra. Vi ho già detto che è stata introdotta due volte, la prima volta è stata introdotta proprio da Carpenter Thunberg e quindi possiamo continuare la storia di prima. Allora, il nostro Carpenter Thunberg, vi ho detto che stava in Sudafrica e raccoglieva tante piante insieme al suo amico Mason. Poi va in Giappone e rimane un anno e mezzo nella base di Dajima, che era l'unico luogo in cui i giapponesi concedevano agli europei di commerciare, non agli europei in generale, ma soltanto agli ungheresi. Scusate, gli ungheresi non sarebbe male, agli olandesi, si trovare gli ungheresi, agli olandesi ovviamente. E allora Thunberg era andato apposta in Sudafrica in modo di imparare l'olandese, imparare i costumi degli olandesi e potersi fingere olandese. E lì sta un anno e mezzo, poi si stufa perché non poteva girare, non poteva andare da nessuna parte. E allora ci racconta che questa pianta si chiama Yamabuki, che vuol dire rosa di montagna, che ci dice che è un arbusto simile al citiso, vabbè, non mi sembra tanto, e il fiore può essere semplice, dalla grandezza di una rosa canina, ma anche con 6 o 7 petali. Quindi quello che lui vide non era, scusate, la descrizione non è di Thunberg, ma di Kempfer. Allora, Kempfer è un altro medico della VOC che circa 60 anni prima di Thunberg, anche lui aveva soggiornato come medico a Dajima, anche se era tedesco, però all'epoca erano un po' meno rompiscatole gli olandesi. Quindi la testimonianza è di Kempfer. Kempfer dà la prima descrizione della quella che per noi è Caria japonica, ma non la porta. Kempfer non ha portato piante, ha solo descritto. Invece Thunberg ha proprio portato i semi. Quando lui è tornato dal Giappone, lui nel senso di Thunberg, eccolo qua, ha portato questa pianta con sé e l'ha portata in Inghilterra, perché lui all'epoca non aveva una posizione, diciamo così. Linneo era appena morto, quando lui rientra, lui era l'allievo preferito di Linneo, però quando lui rientra in Europa, viene a sapere che Linneo era appena morto. Quindi lui si trovava in una situazione un po' più difficile, quindi decise di andare in Inghilterra, si fermò un po' in Inghilterra. Poi dopo andò in Svezia, quindi le piante le portò in Inghilterra. E che pianta portò? Quella che voi vedete sullo sfondo. Quindi la Caria japonica semplice, nella forma semplice. Trovo molto divertente questo disegno, che è una caricatura giapponese di Thunberg. Vedete Thunberg visto dal punto come lo vedevano un giapponese. Poi che fa il nostro Thunberg? Torna poi in Svezia e poi diventerà il successore di Linneo, cioè avrà poi la cattedra che era stata di Linneo, scriverà sia un libro importantissimo sul Sudafrica sia un libro importantissimo sulla flora del Giappone, quindi un po' considerato il papà di queste due flore, anche perché ebbe la fortuna di morire abbastanza vecchio. Quindi è uno dei pochissimi botanici che è stato sia un grandissimo raccoglitore, sia ha scritto le cose che ha raccolto. Non è così divertente come Tournefort. Ecco, questa è la prima introduzione, la Caria
a fiore semplice. Quella molto più usata è uno dei rari casi in cui la forma doppia è più frequente, più comune della forma semplice, è stata introdotta invece dalla Cina e non dal Giappone, da William Kerr. Chi è William Kerr? È un altro degli uomini di Banks. Adesso siamo nel 1804 e Banks decide di mandare in Cina uno dei raccoglitori di Q. Allora, in Cina era un po' come in Giappone, non si poteva assolutamente circolare. C'era un solo posto dove gli europei potevano andare, era un pochino più grande di Dejima, ed erano le factory, insomma, gli empori all'imboccatura del fiume delle Perle, a Canton, no? Che Guangzhou, Canton. Allora, Kerr va lì, ovviamente non può girare in Cina, però i cinesi avevano proprio sul fiume delle Perle dei giardini e anche delle barche floreali che vedevano i fiori dall'altra parte del fiume. Quindi lui va, praticamente fece un bel bottino, portò circa 230 specie in Inghilterra, ma nessuna di queste specie era selvatica o raccolta da lui. Lui le aveva comperate praticamente nei vivai di Canton, quindi lui ha fatto il cacciatore di piante nei vivai di Canton. Non so se qualcuno di voi conosce un ciclo di romanzi scritti da uno scrittore indiano che si chiama Mittal Ghosh, che ha scritto una quadrilogia dedicata a una storia molto dolorosa, che è la storia del papavero da oppio, il fiume dell'oppio. Ecco, in uno di questi romanzi, sono in realtà quattro romanzi, si parla anche di Kerr, perché Kerr fece una bruttissima fine. Kerr morì piuttosto giovane. Banks, che amava molto i suoi uomini, stava loro dietro, cercò di aiutarlo e gli diede la direzione di un orto botanico, ora non ricordo più, forse a Ceylon, comunque in qualche posto in Oriente, ma lui morì dopo poco tempo, perché probabilmente era oppiomane, quindi in Cina prese questa brutta abitudine. E appunto in questo romanzo che vi raccontavo si viene inventato, insomma non è un fatto dimostrato, che la stessa persona, lo stesso commerciante cinese che lo aiuta a trovare le piante, lo inizia all'oppio. Ecco, questo non è vero, però è molto probabile che invece Kerr purtroppo sia morto in questo modo, molto giovane. Ecco, tra le piante che lui ha portato, oltre alla Kerrylia japonica, che ovviamente prende il nome da lui, ci sono altre piante molto note, tipo la nandina, per esempio, no? Nandina domestica, una pianta anche in questi giorni molto bella per le bacche, l'ha portata lui, ha portato la begonia evansiana, o begonia grandis, insomma l'unica begonia rustica, e poi molto famoso la rosa banksia. La rosa banksia, che si chiama così perché lui la dedicò alla moglie di Banks, quindi è un omaggio indiretto, diciamo, voleva fare un omaggio al suo capo, e quindi lo dedicò a Lady Dorothy Banks, la moglie di Sir Jones. Restiamo su un fiore molto giallo, ma andiamo da tutta un'altra parte e in un altro momento del tempo. Torniamo alle piante sudamericane, anzi messicane, e quindi torniamo nel Cinquecento. Allora, da dove viene? Viene dal Messico e dal Centro America. E ovviamente ci sono diverse specie di Tagetes, questo è proprio quello grande, Tagetes erecta, più comune, diciamo così, che anche il primo ad essere arrivato. Ecco, è uno di quei casi in cui noi non sappiamo quando è arrivato, però sappiamo che è arrivato prestissimo. È arrivato veramente all'inizio del Cinquecento, quindi un altro di quelle piante, un po' come l'opunzia che vedevamo l'altra volta, che potrebbe essere stata introdotta addirittura all'epoca di Colombo. Le testimonianze che abbiamo ci dicono che era comunissimo. Per esempio, una delle nostre testimonianze è quella di Nicolas Monardes, che era un medico di Siviglia,
che ci racconta che insomma lo coltivavano dappertutto, così come lui ci testimonia che il peperoncino aveva avuto successo immediato. Infatti il nostro testimone è davvero molto antico, molto più antico di tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, ed è niente poco di meno che Leonard Fuchs, il grande botanico tedesco, il quale in De Historia Stipi, un commentario insignis, quindi non nella prima opera di Fuchs, che è del 32, ma in quella più tarda, del 1542, ce lo descrive, vedete che è veramente lui, perché ci dice che ha un fusto rossastro, le rami ramificate, delle foglie molto scisse, minute, ha dei fiori profumati molto, con un profumo greve, e un colore giallo rossastro. E ci dice che è arrivato da poco in Germania, quindi abbiamo questa testimonianza che dice che nel 1542 aveva fatto già tempo ad arrivare in Germania, il che vuol dire che prima era arrivato nelle Fiandre, prima ancora è arrivato in Spagna e così via, quindi in un certo numero di anni aveva ormai cominciato a diffondersi. E naturalmente piaceva moltissimo. Fuchs è anche il responsabile del nome. È lui il primo a dare questo nome Tagetes. Ed è stato molto discusso da dove potrebbe arrivare. E intanto lo vedete qua, il nostro Fuchs. Allora, nel suo primo libro, Fuchs si fece ritrarre, appunto con questa bellissima pelliccia di volpe, che è il suo cognome Fuchs, e vedete dietro ci sono i peperoncini, che lui non sapeva che arrivassero dall'America, pensavo arrivasse dall'India, ma non importa. Ecco, è lui che inventa il nome Tagete, e una delle ipotesi, non siamo sicuri, è che abbia creato questo nome a partire da un mito etrusco. Allora, nel mito etrusco c'è un dio che si chiama Tages o Tagete anche, che è praticamente nato da una zolla, quindi un contadino stava arando, quando vide una strana zolla, questa zolla si mise in movimento e da questa zolla sorse rapidamente questo giovane, questo adolescente, che gli svelò le tecniche della aruspicina, quindi è il dio della divinazione, diciamo così, no? Di questa arte etrusca. Perché potrebbe aver messo questo nome? Beh, si dice perché i tagete hanno questa caratteristica che appena li semini molto rapidamente germogliano, quindi sarebbe un po' uno scherzo di Fuchs di aver dato questo nome tagete, anche se poi non tutti sono d'accordo, altri invece danno spiegazioni diverse, come sempre. Bene, rimaniamo in America, però nell'America settentrionale, e andiamo un pochino avanti nel tempo, andiamo avanti di circa, non so, quasi 200 anni, non rispetto a Fuchs. Catalpa bignonioides, un'altra delle piante in cui Linneo aveva fatto pasticci di nome, perché lui l'aveva chiamato bignonia, però insomma, Catalpa è un nome indiano, quindi è proprio il nome originario. Da dove viene questa pianta? Viene, vedete, da una piccola zona degli Stati Uniti sud-orientali. Sappiamo perfettamente chi l'ha introdotta. L'ha introdotta questo personaggio che si chiama Mark Catesby. Ce lo racconta lui. Allora, ci racconta così che quest'albero lui se n'è andato a cercare, lui è un cacciatore di piante, adesso vi racconterò due cose su di lui, e non era coltivata e non era neanche apprezzata dai abitanti, dai coloni della Carolina, lui invece se l'era andato a cercare e l'aveva trovato nei boschi, nelle montagne della Carolina, aveva preso i semi e poi l'aveva introdotto in Inghilterra, quindi questa è un po' la storia che ci racconta lui. La data 1730 è la data in cui lui pubblica il libro, però lui era rimasto, diciamo, più o meno fino nel 1726, quindi l'avrà raccolta prima del 1726. Allora, chi era lui? Allora, lui è un personaggio molto particolare, molto interessante, perché è un cacciatore di piante, un naturalista e un pittore.
Nel 1712 va in Carolina a trovare una sorella che aveva sposato una persona capitata nella colonia e rimane lì per alcuni anni. E per divertimento suo incomincia a raccogliere piante e a disegnare. Gli piacevano in modo particolare gli uccelli. Lui disegnava, faceva disegni naturalistici che assomigliano un pochino, per chi li conosce, a quelli di Maria Sibilla Merian. Cioè, c'è sempre un'associazione tra una pianta e un animale. Merian metteva l'associazione tra l'animale, ovvero la farfalla, e la pianta di cui si nutre. E lui faceva la stessa cosa, ma con gli uccelli, che erano un po' la sua passione, anche se alle volte mette anche altre cose. Come vi dico, lo fa per se stesso questa cosa. Quando torna in Inghilterra nel 1719, porta con sé queste cose che aveva raccolto: i disegni, i semi, le piante essiccate e così via, e ottiene grande successo. E quindi decise di tornare, torna in Carolina, poi va anche nelle Bahamas, insomma, rimane per 4 anni, dal 1722 al 1726, ancora in America, ma questa volta non più così, diciamo, come gentiluomo di campagna che per se stesso raccoglieva queste cose, ma come cacciatore di piante al servizio di tutta una serie di ricchi clienti inglesi che lo vessavano anche un po', perché gli chiedevano ripetizione di mandare disegni, mandare piante, semi e così via, ed erano anche molto tardi a pagare, quindi lui era un pochino seccato. In realtà, perché lui faceva questa cosa? Perché voleva scrivere una storia naturale della Carolina, che poi farà. E quindi voleva raccogliere questi materiali. Poi torna in Inghilterra e con le piante, i materiali che lui aveva raccolto e altri che gli manderanno altri suoi corrispondenti, scrive questo libro, che è un libro molto particolare nella storia della botanica perché è proprio un one-man show, nel senso che lui scrive le descrizioni, fa i disegni. Dato che non aveva i soldi per pagare un incisore, impara ad inciderle, se li stampa da soli e dulcis in fundo se li dipinge a mano uno dopo l'altro. Quindi questo libro, diciamo, veramente mancava solo che se li rilegasse o che facesse la carta in cantina. Vedete, un personaggio molto particolare, molto curioso, molto interessante e anche molto simpatico, secondo me. Bene. Torniamo nella vecchia Europa, anzi torniamo alle piante che arrivano da Oriente, alle piante che arrivano nel 500 dall'Impero Ottomano. Anche l'auroceraso, questa pianta così comune, da essere persino odiata da molti e odiosa, che vediamo così mal usata nelle siepi, eccetera, eccetera. Anche lei c'è stato un tempo in cui era una pianta peregrina e in Europa non esisteva. Da dove arriva? Un po' come il lilà, anche lei dai Balcani, però in realtà un'area più ampia, quindi dai Balcani, dall'Asia temperata e anche dalla Libia. Anche questa pianta è arrivata esattamente da Costantinopoli. Non l'ha portata Roger Ghislain de Busbecq, ma uno dei suoi successori, diciamo, da un diplomatico imperiale che l'ha fatta avere a qualche personaggio della corte imperiale. Il nostro testimone è il solito Carol Clusius, in cui ogni tanto incappiamo. Perché Clusius ha scritto questo libro molto importante, appunto sulle piante esotiche, in cui si raccolgono veramente molte informazioni sulle introduzioni della seconda metà del Cinquecento. Allora lui ci racconta che questa pianta lui l'ha avuta da un signore che si chiamava Eichholz. E chi era questo signore? Era un dottore imperiale, quindi uno che girava intorno alla corte di Vienna. E ci dice anche che la stessa persona l'aveva data anche a Camerarius. Mi pare di averlo già citato, Camerarius,
Se no, lo ricordiamo un attimo, era un botanico, un medico e botanico di Norimberga, un amico di Clusius e grandissimo appassionato di piante, un pochino più vecchio come anni. Sì, ne abbiamo parlato perché avevamo visto il tropeolo suo, del suo florilegio. Appunto, era un grande appassionato, raccoglieva molte piante. Ecco, la cosa interessante è che li ha visti fioriti, ma non aveva ancora visto i frutti, forse in Germania ci mettono un po' di più, però vedete, gli furono mandati dei frutti da Costantinopoli, quindi lui ce lo descrive. Quindi abbiamo un po' questi anni, vedete, anni 70 del 500, forse lievemente prima, arriva questa pianta oggi così banale. Ho voluto farvi una piccolissima, ecco sì, ho proprio messo qua la più antica immagine stampata del nostro Prunus laurocerasus, che all'epoca si chiamava laurocerasus biflora, mi pare. Ecco il disegno che ne dà appunto Clusius nel 1601, il più antico che possediamo. Vi ho anche messo la cartina di diffusione di un altro lauroceraso, non il Prunus laurocerasus, ma il Prunus lusitanica, e che ogni tanto si vede nelle siepi, è molto più raro. Io lo trovo molto più bello, ha la foglia più allungata, più elegante, così vediamo queste due specie, no? Una l'abbiamo vista che arriva dall'Europa orientale e dall'Asia, e dalla vicina Asia. L'altra invece arriva dall'Europa occidentale. Ci si potrebbe anche chiedere che questa è una cosa un po' strana, diciamo, ma come? È in mezzo? Bene, come lo spiegano questo i botanici? Beh, questa è una delle rare sopravvivenze di quelle stupende foreste che dovevano coprire l'Europa prima delle glaciazioni, quelle che in spagnolo si chiamano laurisilva, la selva di Laurace, che noi oggi possiamo vedere soltanto più nelle isole Canarie o a Madeira. Ecco come si spiega questa strana distribuzione, per cui è rimasta soltanto nell'estremità occidentale dell'Europa e si è persa al centro, dove peraltro ci sono le montagne ed era più freddo. Ecco un'altra pianta comunissima, anzi piuttosto infestante, però ha una storia talmente divertente che pensavo valesse la pena di raccontarvela, questo topinambur, Helianthus tuberosus, che peraltro arriva da un posto da dove non abbiamo ancora visto arrivare niente, cioè dal Canada. Allora vedete che in America ha una diffusione piuttosto ampia perché si trova praticamente in tutto l'America settentrionale, temperata, da fredda a temperata, a partire dal Canada ad arrivare giù fino praticamente alla Florida. E in realtà è arrivata dal Canada e il personaggio che l'ha portato si chiama Marc Lescarbot ed è un altro personaggio assolutamente divertentissimo e l'ha portata nel 1607. È un'altra pianta di cui vale la pena di osservare la cartina, cioè questa cartina impressionante che ci fa vedere come se n'è andata alla conquista del mondo. È una pianta che evidentemente è a suo agio ovunque, non ha assolutamente paura del freddo, ma evidentemente neanche del caldo, quindi la trovate davvero ovunque. Allora, vediamo come ce lo racconta questo Lescarbot. Allora, Lescarbot ci dice che è una radice, che è grossa come una rapa, un tartufo, ha un gusto che assomiglia al cardo, però è più buono, e soprattutto ci dice che quando viene piantato si moltiplica in un modo incredibile, insomma, rapidissimo. E questo lui lo scrive nel 1618, quindi 11 anni in realtà dopo che lui l'ha portato. Allora, il ritratto che vi offro qui ovviamente non è d'epoca, allora non sappiamo come fosse veramente la sua faccia, lì è un po' come l'hanno immaginato, perché lui era un personaggio estremamente estroso. Allora, lui va in Canada insieme a Champlain, con i primi colonizzatori francesi all'inizio del 600,
era un avvocato, ma anche un letterato, un tipo molto estroso. Appunto, pensate che ha messo in scena la prima opera teatrale mai rappresentata nell'America settentrionale, una specie di mascherata a cui parteciparono anche indiani, quindi per dirvi un po' questo personaggio estrosissimo. Al ritorno poi in Francia ha scritto una storia proprio della Nuova Francia, ovvero del Canada, che è importante nella storia perché è considerata la prima storia del Canada, racconta un pochino questa colonizzazione francese. Allora, lui ci racconta che questa pianta era coltivata dagli indiani che la utilizzavano anche un pochino, direi, noi parliamo sempre del calumet della pace, ma anche questa pianta un po' come calumet della pace perché la offrivano anche nelle cerimonie e fu offerta anche a loro. E lui pensò appunto di portarne qualcuno, perché gli piacevano, in Francia, dove ebbe un successo estremo. Il re dell'epoca in Francia era Luigi XIII e ben presto divennero la sua verdura preferita, si dice, quindi ebbe veramente un successo. Quello che rimane da chiarire è perché si chiama Topinambò. Allora, questa figura che vi ho messo qua sono degli indiani Tupinambo. Allora, gli indiani Tupinambo con i Tupinambur non c'entra proprio niente, in quanto i Tupinambo erano una tribù di Indios che abitavano nel Golfo dove adesso c'è Rio de Janeiro. Allora, i francesi alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento cercarono di stabilire in questa zona una loro colonia che chiamarono France Antarctique, Francia Antartica, che fu un assoluto disastro. Però al di là di questo, diciamo che fece conoscere in Francia questi Tupinambo, che colpirono molto la fantasia, perché ci sono alcuni racconti di scrittori francesi che appunto le avevano conosciute, che ne raccontano i costumi in modo molto colorito e in particolare insistono sul fatto che erano antropofagi. E quindi questa cosa colpì l'immaginario collettivo. Allora, diciamo più o meno negli stessi anni in cui arriva il Topinambur, un ammiraglio francese portò in Francia un gruppo di Tupinambo per trattare una specie di alleanza con i francesi. L'arrivo di questi personaggi creò uno scompiglio incredibile, perché tutti volevano vederli, tutti quanti volevano partecipare. Poi li portarono a corte, vedete, li travestirono, li vestirono in questi modi, non proprio da Tupinambo, fecero fare delle danze. Insomma, diventò una specie di delirio collettivo. Ne approfittarono i venditori ambulanti di verdure parigine, che incominciarono a propagandare quelle strane piante appena arrivate in Francia, più o meno negli stessi anni in cui arrivavano i Topinambo, come le piante dei Topinambo. E quindi le vendettero proprio come piante dei Topinambo, facendo arrabbiare molto l'escargot che diceva: ma no, ma chiamate piante del Canada, con i Topinambo non c'entrano proprio niente. Ma sta di fatto che la trovata pubblicitaria piacque e quindi per tutti diventarono i tuberi dei Tupinambo, ovvero Tupinambur, come li chiamiamo ancora noi adesso. E mi sembrava una storia abbastanza divertente. Allora, torniamo in Sudafrica e torniamo a trovare una pianta con un problema di nomi. Allora, la stragrande maggioranza delle persone si ostinano a chiamare Amaryllis gli Ipeastrum. È una storia che arriva molto da lontano. Allora, l'Amaryllis bella donna è l'unico vero Amaryllis e viene dal Sudafrica. Eccolo là, di nuovo una piccola zona del Sudafrica. Chi l'ha portato in Europa non lo sappiamo. La primissima testimonianza che abbiamo è di uno scrittore italiano, che si chiama Giovanni Battista Ferrari, che scrive nel 1632 e la pianta doveva essere già arrivata da un po'. Come potrebbe essere arrivata? Io penso attraverso il Portogallo. I portoghesi non avevano stabilito delle basi in Sudafrica,
occasionalmente facevano scalo al capo, prima degli olandesi, per fare rifornimento. Le acque intorno al capo sono molto pericolose, quindi in realtà preferivano fare scalo altrove, però occasionalmente capitava, quindi potrebbero aver raccolto queste piante, che tra l'altro proprio crescono anche proprio nella zona costiera, anche del Sudafrica, quindi si trovano con facilità, e le portarono in Europa. Però più o meno negli stessi anni arrivarono anche gli ipeastru. E adesso andiamo a vedere un attimo cosa succede. Ecco, Giovanni Battista Ferrari nel 1638 pubblica un libro bellissimo, veramente uno dei più bei libri di giardini, piante e giardinaggio che siano mai stati pubblicati. Tra l'altro, io sono in debito con lui perché gli devo il titolo di questa conferenza, cioè Plante Peregrine arriva proprio da Giovanni Battista Ferrari. È lui che ha usato, ma non era l'unico, questo termine per parlare delle piante esotiche. Ebbene, in questo libro molto bello, lui parla delle piante che si coltivavano a Roma negli anni 30 del 600, o forse anche prima, in particolare nei orti Barberini, ovvero nei giardini della famiglia potentissima Barberini, della famiglia del Papa, i nipoti del Papa. Allora, e ci dice che c'erano due narcisi indiani gigliati, ovvero loro chiamavano narcisi qualsiasi pianta. Gigliati perché? Li chiama gigliati perché assomigliano un pochino al giglio e dice che ce ne sono due tipi. Uno è rosso carico e l'altro è di color dilavato. E poi, dato che lui dà veramente delle istruzioni su come coltivarli, ci vengono bene se gli metti un terreno abbastanza ricco, però che abbia anche molta sabbia, e in effetti direi che funziona molto bene, e mettendoli al sole. Vedete che se noi seguiamo le istruzioni di Ferrari riusciamo a ottenere abbastanza buone condizioni per queste piante. Cosa sono questi due narcisi? Questi narcisi indiani gigliati? Eccoli qua. No, scusate, ecco, torno poi indietro. Allora, sulla sinistra vedete una pianta, adesso non badate tanto i colori, vi ricordo che questi libri erano stampati in bianco e nero. Non c'era all'epoca la possibilità di stampare a colori, poi venivano dipinti a mano, quindi i colori poi li metteva chi dipingeva, non è detto che fossero molto fedeli. Ci interessa quello che scrive: Narciso indicus, liliaceus, saturo colore purpurescens, cioè ci dice che ha un colore saturo rossastro. Guardate bene l'immagine e vedrete subito che quello è un ipeastro. Adesso non saprei dirvi quale, perché ovviamente ce ne sono tanti. Sulla destra invece abbiamo Narcissus indicus liliaceus, diluito colore purpurescens, cioè sempre rosato ma chiaro. E anche dal disegno, insomma, capiamo abbastanza che è un Amaryllis belladonna. Vedete, il pasticcio è subito, cioè già fin dalla prima comparsa queste due piante che hanno fiori abbastanza simili, anche se poi sono abbastanza diversi diversissime per la provenienza, uno americano e l'altro sudafricano. Uno fiorisce con le foglie, l'altro senza, uno fiorisce in un periodo, l'altro in un altro, però la confusione c'è. Torniamo solo un attimo indietro. Non me lo prende, eccolo qua. Volevo farvi vedere un attimo ancora il frontespizio del libro di Ferrari. Vedete Flora, Sive Florum Cultura. Appunto, questo libro molto strano che lui scrive, che allo stesso tempo un trattato sui giardini, ha tutta una parte con delle piantine, alcune delle quali così strane, così mirabolanti, che ti chiede se davvero mai siano esistite. Poi ha proprio una parte sulla coltivazione di tutta una serie di piante e anche un catalogo delle piante usate, quindi veramente interessante, con disegni di grande qualità. Per esempio, questo qui è di Annibale Carracci, il frontespizio.
E poi c'è questi grandi decorazioni, eccetera. Quindi questo grande libro. Un'altra particolarità abbastanza buffa di questo libro è che lui ha inserito anche delle favole eziologiche, cioè delle favole in cui spiega, per esempio, i guai che hanno i giardinieri sulla base della mitologia. Per esempio, perché in giardino siamo afflitti dai lumaconi e dalle, insomma, dalle boie, diremmo noi in piemontese, dalle ruche, le chiama lui, insomma, dagli insetti. E lui spiega queste afflizioni con una piccola favola, quindi è un campo abbastanza divertente. Allora, dunque avete visto questi due, questa confusione è nata subito. Allora, da dove viene invece l'Ipeastro? La cartina è un po' sfocata, vedete, questa è la zona da cui arrivano i tantissimi, perché sono veramente molte specie di Ipeastrum. E magari vale la pena anche di capire perché si chiamano Ipeastrum, ovvero letteralmente stella del cavallo. E voi dite, che c'entra? Beh, la colpa è di Linneo, è Linneo che l'ha chiamato Ipeastrum facendo un po' di paciocchi. E l'ha chiamato esattamente Ipeastrum equestre, perché secondo lui il fiore di questa specie gli ricordava la stella dell'ordine di Svezia di cui lui era cavaliere, quindi era un po' una fanteria, se volete, quindi chiamò Ipeastrum equestre, cioè scusate, no, non lo chiamai Ipeastrum equestre, sto pasticciando io, lo chiamò Amaryllis equestre, scusate, ho fatto un pasticcio, lo chiamò Amaryllis equestre appunto per ricordare quest'ordine svedese. Più tardi un botanico dell'inizio dell'Ottocento, dei primi anni dell'Ottocento, dice no, che pasticcio, è un altro genere, e creò Ipeastrum, prendendo però l'idea sempre del cavallo che arriva da Linneo, scusate, ho pasticciato io. La confusione c'è subito, appunto avete visto con Ferrari, anche Herman, di cui abbiamo parlato prima, presenta entrambe queste due piante e scopriamo anche un altro pasticcio, che anche il nome Belladonna originariamente si riferiva a un Ipeastrum, perché ci racconta Plumier, veniva utilizzato come belletto. Il succo rossastro veniva utilizzato per colorare i pomelli delle donne. E la confusione era talmente grande che è passato il nome alla specie sudafricana. Quindi vedete che quando facciamo pasticci tra Ipeastrum e Amaryllis arrivano da lontano. Bene. Arriviamo a un'altra pianta in cui magari il nome botanico, di nuovo, c'è qualche problema rispetto a come li chiamiamo. Idrangea macrofilla, ovvero l'ortensia. Questa più pianta peregrina di Cosino c'è ovunque, è amatissima, eppure anche lei non è affatto nostrana. Ecco da dove arriva. Lei è proprio giapponese. Possiamo dire che anche lei è stata introdotta in realtà due volte, perché è stata introdotta da Thunberg, che appunto al suo ritorno dal Giappone, abbiamo detto, è passato dall'Inghilterra e ha portato, mi pare, due piante, una cosa così, non possiamo credere, ma in realtà diventa davvero molto popolare dopo. Ecco, diciamo che a Thunberg si deve comunque la prima descrizione. E lui lo inserì nel genere Viburnum. Viburnum macrofillo, se vedete che è abbastanza lui, perché ci dice che appunto ha queste foglie con la punta acuminata, glabre, insomma, capiamo che è veramente lui, è giusta la descrizione. Eccolo qui il nostro Carl Peter Thunberg. Ho voluto mettere anche questo disegno perché così vi rendete conto di che cos'era Dejima. L'isolotto artificiale che era l'unico luogo del Giappone in cui un piccolo gruppo di occidentali, ovvero soltanto gli olandesi, potevano commerciare. Vedete che era veramente microscopico, non potevano stare più di 20 olandesi per volta, anche perché erano sorvegliatissimi.
un piccolo orto. All'interno i magazzini, le case, insomma, e per lui si seccò, anche quando gli chiesero di ripetere la ferma, non lo fece. Ma il vero introduttore dell'idrangea in realtà non è Carlo Pertelttuber, cioè lui l'ha descritto, le ha anche portate, però il vero successo arriva con quest'altro personaggio, Philipp Franz von Siebold, che era tedesco. Ma anche lui si fece passare per olandese e andò in Giappone. Soltanto che mentre appunto Thunberg si seccò presto e dopo un anno che abitava lì, disse basta, me ne voglio tornare. Allora Siebold fu molto più bravo e riuscì a stare in Giappone 6 anni, dal 1823 al 1829. Anche quando la Vogue voleva farlo tornare, lui riuscì a restare. Com'è che riuscì a restare così tanto? Beh, era un medico molto bravo, oddio, la verità anche Thunberg, e riuscì praticamente a creare una vera e propria scuola, per cui aveva degli allievi che volevano imparare la medicina occidentale. E quindi in questo modo riuscì ad avere molta più possibilità di manovra, riuscì a creare un giardino, riuscì a raccogliere molte piante, riuscì anche a sposarsi, un po' però nello stesso modo che viene raccontato in Madama Butterfly, perché anche lui aveva una moglie alla moda giapponese, da cui ebbe una figlia, che è diventata la prima donna dottore del Giappone, una storia bellissima che mi piacerebbe sempre raccontare. Allora, quindi lui rimase 9 anni. Scusate, 6 anni in Giappone, finché esagerò un po' perché era riuscito, grazie ai suoi amici, corrispondenti, clienti, così via, anche a procurarsi cose che i giapponesi non amavano che ci si procurasse, tipo le cartine, le mappe, e quindi lo espulsero. E dovette tornare in Europa, però fu piuttosto sfigato, diciamo così, perché tornò esattamente nel 1830, cioè arrivò in Belgio praticamente mentre stava scoppiando la rivoluzione che portò poi il Belgio a staccarsi dall'Olanda. E lui era arrivato proprio lì, a Bruxelles, che era la sede anche dell'erbario nazionale con tutte le sue piante. Allora, lui è il direttore dell'erbario nazionale, che era Blume, grande scopritore della flora di Giava. Riuscirono a impacchettare rapidamente queste piante e a portarle a Leida. Quindi c'è questa storia incredibile. Allora, lui a Leida creò un giardino. Tra l'altro, questa foto che vi ho messo qua è il giardino dedicato a Siebold, che è stato creato qualche anno fa nell'orto botanico di Leida per ricordare appunto il contributo. Allora, Siebold portò dal Giappone un'enorme quantità di piante, poi dopo un po' di anni riuscì anche a farsi perdonare dai giapponesi e quindi ad aprire proprio, ormai il Giappone si stava aprendo all'Occidente, quindi riuscì anche proprio ad aprire una strada, tornò in Giappone come diplomatico. E è stato il grande divulgatore non solo delle piante giapponesi, ma in fondo del giapponismo, della cultura giapponese, della pittura giapponese, di tutto ciò che è Giappone. Perché lui era molto rispettoso della cultura giapponese e pensava che andava conosciuta dall'interno. È abbastanza un personaggio interessante, anche se sembra che a livello personale fosse piuttosto antipatico, però ci interessa come intellettuale. Ha portato una quantità enorme di piante. Lui naturalmente è anche il papà di tutte quelle piante che si chiamano Sieboldi, quindi Sedum Sieboldi, Osta Sieboldi e Osta Sieboldiana. Le oste erano un'altra delle sue passioni. Mi sembra che di idrangee ne abbia portate la bellezza di 30 specie, per dire l'importanza che ha avuto Siebold per i nostri giardini, tantissime cose. A questo punto ci dovremmo chiedere perché Ortensia ed idrangea, no? Allora, l'Ortensia sembra che la colpa sia di Philibert de Commerson. Allora, Philibert de Commerson era un botanico un pochino particolare, un po' sopra le righe, diciamo così. Lui era il botanico della spedizione Bougainville. Partecipò a questa spedizione che fece il viaggio del mondo. E quando però venne ingaggiato per questa spedizione, lui disse:
Io però ho dei problemi, io sono zoppo. Aveva in effetti un problema grave, probabilmente di vene e varicose, forse anche di altra natura, insomma, per cui zoppicava. Non posso io prendere questo incarico perché ho bisogno di un servitore. Lo riconosciamo, però lui era molto bravo, diceva: sì, va bene, ti paghiamo anche il servitore. E quindi si imbarca con un servitore. Chiede anche che questo servitore possa stare nella sua cabina perché lui ha bisogno di essere assistito. Boh, insomma, questo servitore si scoprirà dopo un po' di tempo che non era un servitore, ma se volete era una servitrice, non saprei come dirla, insomma era Jeanne d'Arrée, la sua compagna, che si travestì da uomo per poterlo seguire. La cosa venne scoperta appena arrivarono a Tahiti, dove si dice che appena lei scese dalla nave tutti dissero che era una donna, mentre sembrava che nessuno dei marinai se ne fosse accorto, invece appena lei scese dalla nave i tahitiani capirono subito. Questa è una delle versioni, in realtà ce ne sono anche altre. Insomma, sta di fatto che Bougainville, che era una persona di mondo, accettò. Perché doveva questa storia, cercò da quel momento di separarli, mise su due navi diverse, però appena arrivarono a Mauritius, l'Île de France o Réunion, è sempre lei che cambia nome, visto che il direttore un po' dell'isola stava creando un orto botanico che si chiamava Pamplemousse e chiese a Commerson, che già conosceva, di fermarsi ed aiutarlo per creare questo orto botanico. Bougainville fu contentissimo che lui e Jeanne d'Arrée sbarcassero, così si risolse questo problema un pochino increscioso. Fatto si è che Commerson a quel punto esplorò le isole Mascarene e poi anche Madagascar, non tornò mai in Francia perché morì lì alla Réunion dopo un po'. Allora, è lui che ha chiamato questa pianta ortensia. Allora, alla riunione c'erano, allora io ho messo questa fotografia di oggi, di come sono oggi le ortensie a Mauritius. L'isola è sempre lei, ha cambiato padroni, ha cambiato nomi tante volte. Allora, si chiama Mauritius perché in passato era stata olandese, prima che la prendessero i francesi e prima di passare agli inglesi era stata olandese. Allora è molto probabile che dal Giappone marinai olandesi abbiano introdotto le ortensie a Mauritius. Commerson vide queste piante. Non sapendo ovviamente niente di Thunberg, eccetera, eccetera, anzi prima di Thunberg, descrisse questa pianta come ortensia. Allora i botanici, gli studiosi sono scatenati e hanno deciso che ortensia è il nome di una donna. Intanto qualcuno ha subito detto che era il nome con cui lui chiamava Jeanne d'Arrée, ma Jeanne d'Arrée si chiamava Jeanne. Altri hanno detto che lui in Francia ammirava una signora che era un'astronoma, l'unica astronoma francese, e che si chiamava Ortensia. Non è vero, questa signora si chiamava Regine, quindi non si chiamava Ortensia. Altri hanno detto che un suo compagno di viaggio, che era il principe di Nassau, un altro partecipante della spedizione Bougainville, aveva una figlia che si chiamava Ortensia e che quindi lui l'aveva dedicato a questa qua. Non è vero, questo signore non aveva nessuna figlia che si chiamava Ortensia. Insomma, questa Ortensia non esiste. E la vai a cercare, tutte queste ipotesi che sono state fatte, non esiste nessuna di queste Ortensie. Probabilmente la spiegazione è molto, molto terra terra. Ortensia in latino vuol dire che viene dai giardini, che viene dagli orti. Lui la vide nei giardini di Mauritius e quindi la chiamò Ortensia, la pianta degli orti. Non c'è nessuna Ortensia. Ma perché allora si chiama idrangea e non Ortensia? Avete visto che Thunberg l'aveva chiamata Viburnum. Ma perché in realtà molto prima che venissero descritte le Ortensie orientali, erano state descritte le Ortensie americane.
In realtà il genere idrangea ha una distribuzione abbastanza ampia. Quelle che noi conosciamo di più o siamo più abituate a coltivare sono quelle orientali, ma in realtà c'è un bel gruppo di ortensie americane. La primissima ad arrivare in Europa è stata Hydrangea arborescens, che è stata pubblicata da Linneo come Hydrangea arborescens, quindi giustamente il nome botanico più antico è Hydrangea. Chi l'ha portata è John Bartram, un altro grandissimo cacciatore di piante, che era un coltivatore americano che a un certo punto aveva incominciato a raccogliere piante per se stesso, cercando soprattutto piante medicinali per la sua famiglia. Però era così bravo che fu convinto dal suo amico inglese Collinson a trasformarsi proprio in un cacciatore di piante professionista. È una storia che probabilmente molti di voi conoscono perché è stata raccontata da Andrea Wolfe in quel bellissimo libro che si chiama La Compagnia del Giardinaggio, mi pare. La Compagnia dei Giardinieri, forse. Ed eccolo là, è lui che ha fatto arrivare questa pianta. Ho fatto un po' di fatica a trovare l'immagine di un'Hydrangea arborescens non moderna, non la Annabelle, insomma, ma com'è veramente in natura. Allora, torniamo nel Cinquecento e torniamo in Oriente con un'altra pianta molto comune, il filadelfo, fior d'angelo. Ho anche tantissimi altri nomi, credo che batta ogni record. Una volta mi ero divertita a cercarli e credo che abbia 20 o 30 nomi regionali diversi. Comunque, Philadelphus coronarius. Allora, è un'altra di queste piante che sono arrivate nel 500 tramite l'ambasciatore Gisland e Busbeck. In questo caso è tra l'altro davvero nativa anche della Turchia, arriva sia in Turchia che in Caucaso, e lui la portò a Vienna. La prima testimonianza è di Clusius, che come sapete era un grande appassionato. La testimonianza di Clusius è presa da un'opera giovanile di Clusius, in cui lui descrive le piante che aveva visto mentre si trovava in Spagna e poi però ne aggiunse anche altre. All'epoca lui non era ancora stato a Vienna, lui a Vienna arriva subito dopo, non era ancora amico di Gisland e Busbeck. Quindi cosa ci racconta? Ci racconta che lui questa pianta l'ha vista nei giardini e nelle Fiandre, però non sa chi l'abbia portata. Poi ci dice che qualcuno dalle Fiandre l'ha portata in Spagna e ci dice anche che già nel 1576 era comunissimo. Lui non conosceva ancora, ve l'ho detto, l'ambasciatore Gisland de Busbeck, che la portò, lui, questo è abbastanza attestato, nel 1562. Chi è che l'ha portata in Belgio? Beh, Gisland de Busbeck, da dove pensate che venisse? Gisland de Busbeck era belga, era l'ambasciatore imperiale, però era il signore di Busbeck, era belga, quindi è lui che l'ha portata nelle Fiandre, molto probabilmente. La cosa piuttosto divertente la vedete anche qua. Allora, questa è l'immagine del libro di Clusius e questa pianta lui la chiama siringa alba. E voi dite, ma come siringa alba? Ma la siringa non è il lillà? Beh, all'epoca di Clusius pare che tutto sia dovuto a un'idea un po' sua del suo amico Gisland de Busbeck, ma non si sa chi dei due. In realtà chiamarono siringa alba il filadelfo e siringa purpuresce il lillà. Dici, ma si assomigliano queste due piante? Neanche un po'. Perché le chiamarono siringa? Quale caratteristica hanno per cui queste due piante, che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, possono avere lo stesso nome? I fusti cavi, che loro assimilarono a uno strumento musicale che è la siringa, ovvero il flauto di Pan. Quindi pensate un po' con le loro manie antiche, le cose strane che fecero. E questa pianta in effetti
Si chiama davvero siringa in vari dialetti, ancora mi pare anche in francese. Mi è rimasto questo nome strano, che veramente non vedo che somiglianza ci sia tra un lillà e un filadelfo. Vi ho messo un piccolo regalo, un altro Philadelphus, molto meno coltivato, molto meno comune, ma molto bello, che è il Philadelphus levisi. Il Philadelphus levisi è stato raccolto per la prima volta durante la celeberrima spedizione di Lewis e Clark, 1804-1806. Questi due signori, che vedete lì insieme al loro cane che si chiamava Simon, insieme ai 30 compagni e una donna indiana e il loro piccolo bambino Pump, attraversarono gli Stati Uniti coast to coast, cioè partiti dal corso del Mississippi, arrivarono fino alla costa del Pacifico con un viaggio epico, quindi questo per ordine del presidente Jefferson, che era un grande appassionato di piante. E così trovarono tra le altre cose questa pianta e anche ovviamente la Levisia cotyledon, che è dedicata a Lewis, nonché la Clarkia, che è dedicata ovviamente a Clark. Le piante viaggiano perché qualcuno le porta, però forse viaggiano anche da soli. Ecco un'altra pianta comunissima, e questa davvero non sappiamo quando è arrivata, sappiamo da dove arriva, sappiamo dove era a un certo punto, ma non sappiamo assolutamente come ci sia arrivata. Quindi è una pianta viaggiatrice, una pianta che si è mossa da sola o chissà come. Allora, questa pianta viene ancora una volta dalla Cina, dalla Corea e dal Giappone, quindi una pianta orientale. La prima documentazione che abbiamo di questa pianta è ancora del 500 e ci porta in Ungheria. Quindi noi sappiamo che verso la fine del 500 stava in Ungheria. Come ci fosse arrivata non lo sappiamo, si suppone probabilmente attraverso la via della seta, quindi attraverso questi commerci che in realtà esistettero fin dall'antichità, poco alla volta è stata portata e finché si è spontaneizzata, come peraltro vedete anche dalla cartina, nell'Europa orientale. La nostra testimonianza è ancora una volta di Clusius ed è interessante perché è lui che l'ha portata in Germania. Allora, Clusius, vi ho detto, è stato botanico imperiale. Dopo poco tempo che lui è botanico imperiale, l'imperatore che era il suo protettore muore e diventa imperatore Rodolfo II, ovvero quello strano personaggio che era anche il protettore di Arcimboldo e non gliene fregava assolutamente niente di piante. Prende il giardino di Clusius e lo trasforma in un maneggio. Lui si ferma ancora un pochino in Austria e soprattutto fa amicizia con un grande nobile ungherese, il nobile Batian, che lo porta con lui in Ungheria, quindi lui va a esplorare la flora ungherese. Ed è proprio in Ungheria, vicino alla fortezza di Németőváros, che era la fortezza dei Batiani, che lui vede questa pianta e la porta in Austria. Infatti dice, prima di me non la conosceva nessuno, però poi già 1601, diciamo 20 anni dopo, c'era già dappertutto, si era diffuso ovviamente ovunque. Perché naturalmente anche se i fiori, come sappiamo, durano soltanto una giornata, come dice il nome Emerocallis, piacevano perché sono belli e profumati e facili. E quindi è Clusius che gli ha fatto fare un altro viaggetto, però come fossero arrivati in Ungheria non sappiamo. Sicuramente sì. Allora, a questo punto c'è una piccola sorpresa. Questa pianta ovviamente non c'era nel calendario, le avete viste tutte quante, le altre. È un mio piccolo regalo alla nostra ospite, a Maria, che mi ha chiesto di cercare qualche cosa su due piante. L'altra che mi ha chiesto in realtà non sono riuscita ad andare molto lontano, perché allora la mia abitudine è sempre ad andare a cercare la fonte primaria, quindi andare a vedere chi ha pubblicato questa pianta.
Purtroppo nei database che io utilizzo, che sono ben fatti, eccetera, manca, probabilmente chi ha fatto quei record non l'ha messo, quindi non, cioè, so chi l'ha pubblicata, so quando, eccetera, ma non sono riuscita a risalire la fonte primaria, non sono riuscita a trovarlo, anche se suppongo, posso supporre più o meno quando siano arrivati e dove, ma sono degli ipotesi. Vedere nei salotti, no? Perché è una pianta del sottobosco, una pianta delle foreste umide, vi vedete, di questa parte orientale dell'Africa tropicale, una pianta del sottobosco delle foreste sempreverdi. Pare che ami però un pochino più sui margini, quindi ama un pochino di luce. Allora, conosciamo molto bene la storia ed è interessantissima. Non è vero che sia stata portata da degli italiani, in realtà ancora inglesi. Allora, è stata introdotta da un grandissimo vivaio che si chiamava Lodiges. Allora, nell'Inghilterra dell'inizio dell'Ottocento c'erano due grandi importatori di piante, due grandi vivai che evidentemente si facevano anche con la concorrenza. Uno erano i Veitch, che abbiamo visto erano soprattutto specializzati in piante americane, che portarono molte piante americane, e altri erano questi signori qua, i Lodiges. Questo signore, che si chiamava George Lodiges, oltre a essere un membro di questa famiglia, era in realtà anche uno studioso, e per circa 30 anni scrisse una bellissima rivista che si chiama appunto The Botanical Cabinet, in cui pubblicava praticamente le piante rarissime introdotte dalla sua famiglia, spesso con ottimi disegni, molto belle, è una rivista veramente anche molto bella da sfogliare. E vediamo che cosa ci dice. Ci dice che è una pianta curiosa, in effetti lo è, ci dice che è nativa del Brasile, che è stata introdotta dall'Horticultural Society. Era arrivata da poco, vedete, 1829, era arrivata l'anno prima praticamente, l'ha piantata, però per ora non ha fatto grandi progressi. È quasi un'introduzione, diciamo, in prima impresa diretta, no? Questa pianta non si è ancora abituata. Abbiamo un po' di misteri, no? Perché voi dite, ma come Brasile? Cioè, abbiamo visto che è africana, adesso scopriremo perché. Allora, però prima diciamo ancora qualche cosina. Vedete, sul fondo, non è venuto benissimo, vi ho messo una locandina pubblicitaria di questa ditta in cui loro si vantavano di possedere la più grande serra riscaldata del mondo, perché era una ditta appunto molto famosa che importava piante e mandava in giro per il mondo cacciatori di piante, quindi è proprio uno di quelli che mandavano i cacciatori di piante. La loro specialità erano le piante tropicali, quindi avevano queste serre enormi, molto le orchidee, siamo molto già in quel periodo che viene chiamato orchidelirium, in cui le persone si stanno appassionate delle orchidee. Le orchidee venivano in particolare importate dal Brasile, quindi vedete cosa c'entra il Brasile, ma tra poco ne parleremo. E l'altra loro grande specialità erano le palme e simili. Avevano un arboretum, cioè oltre ad avere questa enorme serra, avevano un arboretum dove coltivavano appunto piante tropicali, piante particolari, in particolare palme. Allora, nel 1828, scusate, controllo un attimo la data, 22, era vero, ecco, sì, scusate, prima vi ho messo questi due disegni. Allora, quella sulla destra è proprio quella che troviamo nella pubblicazione di Lodiges, quella sulla sinistra è di un'altra rivista, sempre più o meno dell'epoca, che è dal Curtis, famoso Curtis Magazine. Vedete che sono abbastanza simili. E ovviamente sono interessati anche a far vedere questa infiorescenza.
Allora, torniamo allora. Nel 1822 la Royal Horticultural Society, che all'epoca si chiamava ancora solo Horticultural Society, organizza una spedizione appoggiandosi su una spedizione oceanografica che deve recarsi in Madagascar. Commissionano di cercare piante a questo signore che si chiamava John Forbes. Allora, la nave fa questo giro. Allora, parte dall'Inghilterra, fa uno scalo a Madeira, ci siete? Poi fa un altro scalo a Rio de Janeiro, dopodiché torna in Occidente, fa uno scalo a Cape Town, poi va in Madagascar. Arrivano sulla foce del fiume Zambezi. Forse dice: lasciatemi qui. Risale il corso del fiume. Quando è più o meno a metà, muore di fatica. Quindi questa è la storia di questo personaggio, morto giovanissimo nel 1823. Quella pianta che vedete lì è una Cattleya, Cattleya forbesi, perché lui in Brasile ha davvero raccolto un sacco di piante e ha raccolto in particolare orchidee. Quindi lui ha fatto in realtà, partecipando a questo viaggio, ha raccolto piante in Brasile, ha raccolto piante in Sudafrica, ha raccolto piante in Madagascar e ha raccolto piante nel bacino dello Zambezi, da cui arriva la nostra Zanicolcas. Ecco perché l'Ogides si è sbagliato, perché queste piante gli sono arrivate insieme. Oltretutto il raccoglitore, come abbiamo detto, era morto. Quindi lui probabilmente a questo punto non aveva bene le schede di raccolta, non di tutto. Ecco perché penso sia brasiliana. È una pianta della foresta pluviale, ci sta, e quindi abbiamo risolto il mistero, vedete perché, e abbiamo anche potuto ricordare questo personaggio che, come tanti, ci ha lasciato le penne in queste avventure. Allora, mi raccomando naturalmente di non chiamare questa pianta Zamia, come fa qualcuno, per abbreviare. Allora, Zamioculcas, un nome un po' bruttacchiotto, che ha inventato Schott, che era un ortulanus, giardiniere dell'orto botanico di Vienna. Aveva partecipato a una grande spedizione botanica in Brasile all'inizio dell'Ottocento, si era appassionato delle erace e quando è tornato a Vienna lui ha scritto un libro importantissimo sulle erace, è considerato il papà delle erace. Proprio tantissime delle piante delle erace che noi coltiviamo ancora adesso hanno i suoi nomi, i nomi inventati da lui, mi pare, non so se il 30%, ma una quantità enorme di erace dato il nome. Allora, dato che questa Zamia è una cicadacea, vedete, cioè non è proprio una cicadacea, è una cicadale, cioè appartiene all'ordine delle cicadacee, ma appartiene a una sua famiglia. Ha delle foglie che assomigliano un pochino a quella della Zamioculcas, allora lui inventò questo nome, Zamioculcas, in cui mise Zamia e Culcas, che è il nome arabo della colocasia, come dire, una colocasia con le foglie da Zamia, e quindi inventò questo nome vagamente impronunciabile. Allora, stiamo per finire. Vi anticipo la pianta di domani, che ovviamente è la pianta natalizia, ovvero la stella di Natale, Euphorbia pulcherrima. Così torniamo in Messico. Ecco, è una pianta messicana, però non è arrivata attraverso Cristoforo Colombo, che non parla più mio, chi sarà, ma l'ha portata il console degli Stati Uniti, Joel Poinsett. Ecco perché si chiama anche Poinsettia. A dire la verità, c'era stato prima un altro signore che aveva portato degli esemplari secchi a Berlino, quindi era già stata classificata prima. Però, insomma, diciamo, la pianta viva l'ha portata lui. Allora, questo signore era console
del Messico, però era appassionato di piante e era anche amico di vivaisti di Charleston. Nell'inverno del 1827-1828 vede questa pianta e ne spedisce un pochino a casa. Siamo molto molto informati sulla cosa, perché abbiamo la testimonianza di una pianta che vide, di una persona che vide praticamente arrivare i pacchi e tirare fuori le piante dalle scatole, quindi sappiamo esattamente quando le mandò. E questa persona appunto è questo Harrison, che su questa rivista del 35 racconta appunto che la pianta era così, insomma, lui racconta anche che lui la vide proprio spacchettare, perché venne portata in questo vivaio di Charleston, da cui poi iniziò la sua carriera. Ovviamente era un po' diverso da come le vediamo noi, molto più modeste, lì ci hanno lavorato tantissimo, tantissimo i vivaisti. E quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto ancora un attimo con Mr. Poinsett, che vi ho messo un po' in due versioni, in alta uniforme così da ambasciatore e con questo buffo monumento nella sua città natale, in cui lo vediamo un po' più dégagé.